Riccardo Santoro, presidente del centro di coordinamento Salernitana Club, presente qui all'Istituto Pareto per questo concorso indetto dalla Salernitana col patrocinio del Comune di Salerno. I miei primi 100 anni, diciamo, una bellissima iniziativa per veicolare ancora di più i giovani a seguire la Salernitana. Sì, certamente, sono iniziative bellissime. Noi come centro di coordinamento è già da qualche anno che stiamo cercando di portare un po' gente nuova allo stadio, di far innamorare questa squadra, questi ragazzi che adesso devono iniziare il loro approccio. E devo dire che negli anni passati con la Salernitana abbiamo fatto varie iniziative proprio per riportare i ragazzi di Salerno allo stadio, ci siamo riusciti. Adesso fa piacere rivedere queste iniziative che diciamo, continuano un po' la linea di quelle che abbiamo iniziato noi. L'ho chiesto prima a Piero De Luca, lo chiedo anche a te, un aneddoto in particolare che ti lega alla Salernitana, un ricordo da cui proprio non riesci a fare a meno quando vai allo stadio magari e guardi quei colori granata. Beh, gli anni, sicuramente gli anni della promozione in Serie A, quando vedevi lo stadio stracolmo, vedere 40.000 persone per una partita di calcio qui a Salerno per noi era impensabile, però l'abbiamo visto e quelli sono ricordi che non si cancelleranno mai. Poi quando andammo a Milano uscì sulla tabella Inter 0, Salernitana 1, quello è un ricordo che rimane impresso nella memoria. Io aggiungo anche un Milan 1 Salernitana 2, sì, con Giampaolo Del Grosso. Questo è un mio ricordo personale, ma ce ne sono e ce ne saranno, mi auguro, tanti. Questo per me, perché sono interista, allora sai, uno shock. Però era sempre la Salernitana. Prima la Salernitana, chiaramente. Da buon presidente quale sei del centro di coordinamento Salernitana Club, un'ultima battuta perché sta proprio per iniziare la conferenza, ti chiedo uno sguardo sulla Salernitana del futuro, quella che a gennaio sarà probabilmente chiamata a fare dei piccoli ritocchi. Sai qualcosa al riguardo? Ci sarà questo intervento sul mercato, in particolar modo sul reparto avanzato? No, sono un po' chiusi, non è che le notizie le divulgano, però quello che abbiamo da noi è che questa squadra ha bisogno di un altro bomber che possa assicurare 10-15 gol al campionato. Ringraziamo Bocalone per quello che sta facendo, ma un altro campione qui a Salerno non guasta mai. Grazie.